parlare io di questa pianta, non necessariamente di questa pianta, ma di questa famiglia di piante, che sono tantissime, e sveleremo un po' quelli che sono i miti, le leggende, quello che c'è di vero e che non c'è di vero. Vorrei sapere quello che sapete già voi su questa pianta, perché intanto già l'amica mi ha detto una pianta è cresciuta, ne ho fatto tantissimo. Io sento che sono pochissime le persone che riescono a riconoscere le specie vere. Ah, io voglio sapere questo, cioè è vero che soltanto questa è sulla via, io con tanta ruota, è vero che è soltanto questa, soltanto io l'ho toccata perché ho avuto una bombatura, mi è scoppiata la macchina del caffè, neanche un mese, al collo me l'ho spaccata a metà, me la sono messa, una cosa eccezionale. È una cosa straordinaria. E poi io pensavo che fosse solo il liquido per i tagli, la toccavo impropriamente. Invece una mia amica mi ha detto no, devi prendere un pezzo di... Quale pianta hai esattamente? Questa. È quella? Questa. Allora questa, in particolare, qualcun altro di voi le conosce già, queste piante, le ha utilizzate, ha sentito parlare nel bene o nel male di questa pianta? È un po' tutti, vero? Ok. Anche perché diciamo che dagli inizi del 1990 questa pianta ha cominciato a far parlare di sé anche in Italia in modo molto più intenso, ma in realtà non era una cosa nuova. Allora, in primo luogo vorrei dire che il materiale che tratteremo, tra l'altro è un frutto di 20 anni di ricerche, io sono attualmente uno dei maggiori esperti al mondo di questa famiglia, l'ho studiato per 20 anni. Non volutamente, poi alla fine mi sono trovato a proseguire, non ho mai lasciato lo studio di questa pianta, ho collaborato con ospedali, con ricercatori, con medici, veterinari, insomma aziende per cui ho lavorato anche nella produzione cosmetici e prodotti naturali a base di aloe, e quasi tutti i siti internet o produttori che producono sostanze, prodotti naturali a base di aloe menzionano me come esperto nei loro siti internet, per cui anche se inizialmente non era il mio campo, mi sono ritrovato ad esserlo uno studioso di questa specie, perché poi accade a tutti quelli che si avvicinano, soltanto il discorso è che poi uno non approfondisce più di tanto. Diciamo che disgraziatamente la fortuna di questa pianta negli anni 90 in Italia è stata forzata per via di un sacerdote di origine italiana, brasiliana, che conosco personalmente, perché poi ho conosciuto tutto il mondo dell'aloe, tutte le persone che se ne occupano e che l'hanno studiato, romanizzato, che saluto perché tanto vedrà pure il video. Questo brasiliano sentì parlare di questa pianta in Brasile. Ora, in quei paesi in cui l'automedicazione è concessa, perché non ci sono strutture, non ci sono i soldi per curarsi, allora ben bene. Il materiale che trattiamo, ricordiamo, è soltanto a scopo scientifico e quindi di ricerca e non sostituisce assolutamente le diagnosi di specialisti. Quindi prima di assumere qualsiasi pianta, qualsiasi sostanza che trovate anche nella periferia, consultate il medico per conoscere gli effetti secondari. Mi ha fatto male a fare così? No, per uso esterno va benissimo. Per uso esterno, quando si tratta di ingerire una sostanza, allora è un problema. Ora vediamo con quelle che sono le implicazioni, come si può utilizzare. Aloe, e non aloe, è un termine che viene dal greco, genitivo alos, che vuol dire amaro o salato come l'acqua del mare. Chi ha assaggiato il succo della foglia precisa ha avvertito subito un sapore a volte anche descritto come disgustoso. In realtà il succo di aloe sarebbe assolutamente privo di sapore se non fosse per alcune componenti e principi attivi contenuti. Ora, in Italia, uno degli elementi che costituiscono i 160 principi attivi che troviamo nella pianta, guardate bene che è una delle poche piante al mondo che ha un così alto numero di principi attivi, 160, perlomeno tutti gli altri veloci. Qual è quello che funziona, che fa bene e che non fa bene, perché questa pianta, che ha un aspetto così umile in realtà, così semplice, è conosciuta e utilizzata dall'uomo dai tempi più remoti. Io facendo ricerche proprio all'indietro, perché prima di studiare i ricercatori moderni, sono stato compiuto delle ricerche per capire quanto l'uomo l'avesse diffusa. E un po' di confusione su questa pianta è stata fatta proprio dai botanici stessi. Perché Linneo, quando nel 700 aveva scoperto questa pianta,
aveva trovato una specie di aloe, cioè questa specie, l'aveva trovata all'isola del Barbados. Pensando che fosse proveniente nativa del Barbados, la chiamò Aloe Barbadensis. In realtà era stata trapiantata già in quelle località. Per cui successivamente altri studiosi, perché in botanica le piante assumono il nome dell'ultimo ricercatore. Quindi oggi voi trovate un qualcosa di particolare nella pianta, con il botanico potete ribattezzarla. Quindi alla fine ci provavamo con l'aloe, o meglio aloe vera, per distinguerla da quella precedente, che era simile ma non era uguale. L'aloe vera, qualità vera, per distinguerla dall'aloe vera. In realtà stiamo parlando di variazioni minime a livello di colorazione o l'effetto maculato sulle foglie, dal colore grigio-verde della foglia quando arriva a un'età matura. Questa sarà piccolina, credo intorno a un annetto. Dopo 2 anni cominciano a fiorire e quindi si comincia a vedere il fiore. Ricerche fatte ultimamente proprio in Italia hanno dimostrato anche l'indurata, perché diventerebbe addirittura tossico. Ecco perché vi dico, anche se leggete fascicoli, ricerche sull'aloe, fate attenzione a chi lo date, per un motivo preciso, uno soltanto. Quasi tutte le specie esaminate, compresa la Barbadensis, hanno un contenuto variabile di aloina. L'aloina è una sostanza che fu scoperta intorno al 1851 da Bill Coates, un texano, un medico, che isolò questo principio attivo. Stiamo parlando di una droga antrachinonica. Se voi recitete la foglia, che è mai capitato, prendiamo una foglia, anzi ora la faccio proprio vedere, vedrete che c'è un essudato giallo rosato che fuoriesce dalla foglia stessa. Quella è l'aloina. È una droga antrachinonica, lassativa. Considerate che in molti paesi del mondo, come in Africa, l'aloina viene utilizzata per provocare l'aborto, perché provocherebbe delle mutazioni uterine. Quindi assolutamente la pianta così spremuta a freddo non va utilizzata. Se noi tagliamo un pezzo di foglia alla base, quelle esterne considerate che sono sempre quelle più vecchie, voi vedrete che nonostante il taglio sia stata recisa, non fuma. Questo particolare effetto fu notato dai nostri padri, che pensarono bene di utilizzarla come cicatrizzante. Ecco, io sapevo se c'è un taglio veramente. Io la congelo poi, sbagliato. Considerato, no. Però è chiaro che i principi attivi, allora questo, come anche la mela, quando la tagliamo si ossida nel giro di pochi minuti diventa scura. I procedimenti a livello industriale vengono fatti in penombra, in mancanza di luce diretta, perché nel giro di pochi minuti si ossida e perde tutti i suoi principi attivi. Quindi non si può conservare a livello casalingo, anche se le ricette, come quella menzionata prima di Romano Zago, includeva inserire miele e alcol, tenerlo in barattolo per un mese, una settimana, assolutamente no. Invece nel congelatore va bene, se la dovrete come ci questa, se la usate così, la dovreste spremere e utilizzare subito, senza conservarla, perché se voi avete tocoferolo, vitamina E, acido ascorbico, e altre sostanze che vengono utilizzate a livello chimico, però viene anche messa a una temperatura particolare e pastorizzata, quindi viene fatto a livello, che poi sono le stesse sostanze che usiamo per la realizzazione dei succhi di frutta, quelli che sono le bottiglie, le bevande, c'è niente di più nei prodotti che comprate col succo di aloe, il problema è che non c'è l'aloe nei succhi che comprate, perché altrimenti è anche più bene. Allora questa qui è la foglia in sezione. Una pianta, e qui stiamo parlando della Barbadensis, questa è una specie molto delicata che si può acclimatare qui da noi soltanto che teme il freddo e l'abbondanza delle acque. Al di sotto dei 5 gradi questa pianta muore. Se riceve troppa acqua, muore. Il loro habitat originario sono zone aride, deserte, dove di acqua ne ricevono pochissima, forse una volta al mese. Molti di noi uccidono queste piante perché le considerano le altre piante familiari che abbiamo in casa, casalinghe, e le annaffiano. Quando vedete che la foglia comincia a diventare marrone e quindi a marcire, vuol dire che ha preso troppa acqua. In quel caso sta soffrendo e sarà difficilissimo recuperarla. L'acqua non va mai posta, diciamo, a getto sulle foglie,
perché comunque fa male, ma solamente nel terreno. Con questo clima nostro, una volta al mese un bicchiere d'acqua è tanto, e mai con il sottovaso, perché temono il ristagno, quindi morirebbe. Delicata. E tenerla in vaso, perché se c'è il sole la mettiamo fuori. Se fa freddo, gela, assolutamente la mettiamo dentro, perché non resisterebbe qui, questa specie. Se invece parliamo dell'arborescence, della Marlotti o di tantissime altre specie di aloe, ne esistono 350 varietà studiate e catalogate da Reynolds nel 66, e ne esistono però 600 varietà. Questo perché i botanici incrociano e riescono ad ottenere nuove varietà di specie di aloe incrociando le stesse. Quindi ne trovereste sempre di nuove. Per rispondere alla domanda di prima, quale va bene e quale non va bene? Il succo di aloe, questo che vedete trasparente all'interno della foglia, è un gel mucilaginoso che contiene 160 dc di ozono. L'epiderme, la parte della foglia, costituisce il 30% diciamo, del peso totale della foglia stessa. Una volta tolto, vedete che ci sono le spine, importantissime per la pianta, perché attraverso gli stomi filtra l'aria e l'acqua. Ed è questa caratteristica, cioè sono proprio le spine che permettono alla foglia di sopravvivere anche a una siccità molto intensa, molto lunga. Non morirà mai. Voi potreste tenerla fuori dalle radici, buttata in strada sull'asfalto per un anno, passare l'anno dopo e la ritrovate uguale. Se gli date troppa acqua, muore. Quindi, meno acqua possibile. Questa pianta. Bel sole. Chiaramente la presenza poi di principi attivi dipende da diversi fattori. Allora, l'irrigazione, ovviamente l'esposizione al sole. Nel deserto del Negev, negli anni 90, sono stati fatti degli esperimenti con una ventina di piante e praticamente con irrigazione differenziata, esposizione al sole differenziata, durante l'arco di un anno si è visto che i principi attivi variavano. Quindi la pianta che riceverà più sole e meno acqua avrà più principi attivi. Adesso se tagliamo la parte superiore, quindi l'epidermide, noi troviamo sotto la cuticola, che è proprio la parte sottostante alla foglia, adesso la faccio vedere anche lì, un essudato giallo rosato che scende, quello è l'aloina, d'accordo? Che purtroppo non possiamo eliminare dal succo. Va bene se lo usiamo di uso esterno, come abbronzante, protezione da radiazioni solari, la sostanza migliore che c'è per le bruciature. Anche, è stata una cosa eccezionale. Non esiste una sostanza migliore al mondo, anche ustioni di terzo grado sono state curate. Mentre il gel che troviamo dentro viene praticamente asportato e utilizzato poi a livello industriale e cosmetico, insomma, e prodotti naturali. Fate domande se volete, perché c'è nessun problema. Per quanto riguarda la noi... in Italia ci dà pensato, visto? Sì, io non voi considerate che una persona che facesse uso di succo di aloe da bere vivrebbe più a lungo e meglio in salute di qualsiasi altra. Io tra l'altro ho degli aneddoti molto interessanti, perché in 20 anni che ho collaborato con medici veterinari e ospedali ho visto delle cose veramente incredibili. Tra cui una volta mi chiamò l'infettivologo di un ospedale, di una struttura ospedaliera molto importante qui in Italia. Un mio paziente è venuto in ospedale con questo prodotto. Dice, ma lo fa la sua azienda? Io all'epoca lavoravo con quell'azienda. Ho detto sì, dice, deve venire immediatamente con il domani. Io vado, e lui con tono minaccioso, vado e mi trovo un numero di medici, tutte le fotocopie sparse sul tavolino di queste cose che avevo scritto, e questo prodotto. E mi disse testualmente, dice, noi in 10 anni abbiamo pazienti con l'HIV da 10 anni in cura presso la nostra struttura e non ottengono un miglioramento in nessun genere. 2 giorni bevono il succo contenuto in questi flaconi e stanno meglio. Che c'è qua dentro? E allora lì è iniziato uno studio serio anche da parte di questo ospedale di Roma e quindi alla fine ci trovavamo, così a livello sanitario non possono consigliare ai pazienti di assumere un prodotto esterno da quello consigliato
a livello sanitario dall'alto, venivano comunque da noi con la prescrizione medica e si prendevano questi prodotti. Poi fu la volta dei veterinari, perché ricerche che erano state condotte su questa materia menzionavano dei casi incredibili in cui, specialmente i gatti, era stato fatto uno studio a Bruxelles nel 1990 durante una conferenza sugli effetti dei medicinali sulla febbre, quindi sulla leucemia felina, e chiaramente riscontravano una mortalità altissima di gatti che erano affetti da questa cosa. Io incontrai un veterinario a Roma, in un quartiere molto ricco, quindi i gatti erano mai c'erano tutti, andai a parlare con loro e ho detto: vi lasciamo questi due flaconi da provare per capire che effetto possa avere sulla leucemia felina. Il medico si mise a ridere, mi disse: non c'è nulla da fare contro questa patologia, quando i gatti si accoppiano, se sono insomma infetti, malati o si graffiano, trasmettono all'altro gatto. Parto, me ne vado in Francia e nel giro di una settimana mi telefona e mi fa: portami subito 100 flaconi di quella cosa perché i gatti fanno. Nel giro di 12 giorni. Non era magia. Se voi leggeste, io tra l'altro, anche come casa editrice, non ho mai voluto pubblicare questo libro. L'ho dato sempre gratuitamente, però siccome conterrebbe un centinaio di immagini a voi, fare una stampa del volume che fa costare almeno 30 euro, e non volevo questo. Quindi io l'ho realizzato su file del computer, l'ho messo sul CD e lì gratis. Non esiste il commercio, non lo troverete mai, e non troverete mai un manuale su questa pianta così descrittivo e delicato. Lo dico onestamente, ho comprato tutti i libri possibili editi nel mondo sulla lore, ho conosciuto tutti i produttori e alla fine riportano tutti gli stessi errori, perché scrivono libri basandosi sui libri precedenti. Voi troverete come indicazione falsa che la lore viene classificata come appartenente alla famiglia delle Didiace. Partendo da questo, già capite che il resto del libro è da scartare. La Loe fa parte della famiglia delle Ciliacee, Aloacee, e questo dal 1987, quando lo stesso Reynolds capì che era una famiglia talmente grande e importante. Non si sente? No, lo metto qua. Per sentire meglio. Però ce l'ho detto qua. Aspetta, solamente che a livello industriale, se non lo facessimo per produrlo e venderlo, è una sostanza che è bandita a livello europeo. Negli Stati Uniti viene tollerata una percentuale minima di eroina, in Europa no, zero, e i prodotti in commercio devono contenere zero aloina. Lei mi parlava di 160 cc? No, principi attivi. 160 sostanze, per cui aminoacidi, enzimi, tutte le vitamine. Aminoacidi primari, quelli che l'organismo... Sì. E presenti nella lungine interna, sì, pianta, sì, o chiaramente togliendo la rovina? Il succo, allora, spremendo la foglia, vedete quanto è carnosa? Sì. Queste foglie raggiungono la larghezza massima di questa specie, cioè l'Aloe barbadensis, raggiunge i 10 cm di larghezza, massimo di 90 cm di altezza in 2 anni. Stiamo parlando però di una specie, di una famiglia di piante che ne ha praticamente alcune che non superano i pochi centimetri di altezza, altre che superano i 20 metri e 10 metri di diametro del tronco. Sono quelle che trovi a fuori, nei campi di inverno, eccetera. Però io ho una barbadensis e devo dire che abitando proprio da queste parti, spesso non la metto sotto il portico e rimane fuori anche l'inverno. Bruciano le foglie esterne e poi le riprende. Sì, è comunque delicata, bisogna fare attenzione perché, ecco, io ho provato a portarne una sul terreno, i cavalli e i cinghiali si hanno mangiato. Quindi questo è un po' così. Se non fosse un balcone o sanno le famiglie che non è la pastellina. Solo che non è la pastellina.
In 2 anni raggiunge, nei 5 anni di vita, questa è la pianta che non supera i 5 anni di vita. Non supera i 5 anni. Dopo 2 anni inizia a fiorire. Allora voi vedrete apparire uno stelo centrale e un bel fiore. Generalmente questa specie fa fiori di un rosa corallo. Possono essere più o meno intensi, la colorazione dipende anche dai concimi che utilizziamo, quindi azoto, fosforo e via dicendo. Generalmente non bisogna dare niente a questa pianta. Allora, l'arborescence, che qui da noi non supera la grandezza di un cespuglio, originariamente, cioè nell'habitat naturale, in Brasile, nel Centro Africa, nel Sud Africa, eccetera, raggiunge anche metri di altezza come tronco. Noi troviamo più che altro dei cespuglioni di questa arborescence, generalmente ha un tronco e poi le foglie che sono più strette rispetto a questa, stessa colorazione, forse leggermente più scure, meno succo. Quindi tanti dicono ha più principi attivi, sì, perché ha meno acqua. Ah sì, però le foglie un po' più scure con delle puntine rossastre. Le mandorle dipende dalla specie, adesso bisogna vedere che si somigliano, non è detto, perché queste qua quando sono piccole, nelle prime settimane di vita, fanno dei puntini bianchi, delle mandorle, però crescendo spariscono. Ci sono invece altre specie come la saponaria, via, che sono più piccole, sono carine, sono utilizzate da millenni, non da secoli, e che con la crescita, diciamo, in età matura, poi uno riesce a capire che pianta è. Perché spesso sono delle aree, mi hanno detto, però non so bene che in genere quando fiorisce si fiorisce bene le piante, insomma, in genere è proprio molto. Diciamo questa già c'ha un anno e questa sappiamo che è una barbadense, se voi vedete che ha un rosone centrale, non ha tronco, né visibile né invisibile, proprio non ce l'ha. Le foglie più esterne sono sempre quelle più vecchie, quindi potete utilizzare quelle, anche a livello cosmetico, tagliare un pezzettino di foglia, 1 cm o 2 cm. Si può utilizzare, chiaramente non deve essere concimata chimicamente, perché se la dovete apporre poi ha una capacità di penetrazione nel derma 6 volte superiore all'acqua. Fujita, un medico giapponese, ha scoperto non molti anni fa la presenza di bradachinasi, che è un killer del dolore. Questo succo è stato utilizzato da medici in varie parti del mondo anche per curare la cancrena, spremendo direttamente il succo sulla parte recisa, amputata. Per le ustioni, a tutt'oggi non hanno trovato nessuna pianta, nessun medicinale, nessuna sostanza più efficace. Leggevo proprio il rapporto di alcuni medici che avevano trattato 2 cani che si erano ustionati in modo grave e il rapporto medico indicava che hanno subito utilizzato il succo di questa pianta per guarire questi 2 cani e che nessun altro medicinale di loro conoscenza avrebbe potuto provocare un effetto così. Non c'è niente di meglio. Ma per esempio, anche se sembra, però la gelatina delle fitosilicurine, mi sembra che c'è la gelatina della fitosilicurina. Sì. È molto più caratterizzante. Alcuni laboratori hanno cercato di isolare i principi attivi per commercializzarli e brevettarli, cercando di uccidere la pianta come abbiamo fatto con tutte le piante, commercializzando il principio attivo lo vendiamo. Che succede? Che il succo di questa pianta, come abbiamo visto, ossida immediatamente, per cui i principi attivi muoiono nel giro di pochissimo tempo. Cioè in chimica questo effetto di viraggio, voi vedete ad occhio nudo il cambiamento del colore, capite che già ha perso gran parte dei principi attivi. Che cosa hanno fatto? Hanno detto ok, ancora non sapevano quanti fossero gli elementi della pianta, oggi sappiamo che ce ne sono almeno 160, avevano isolato, i laboratori Carrington degli Stati Uniti avevano isolato un componente, un ace mannano, una catena di zuccheri, che hanno appunto denominato ace mannano, mentre nello stesso tempo in Canada questo stesso principio attivo veniva brevettato con il nome di carrisin, carrisina. A Padova, intorno alla fine degli anni 90, alcuni ricercatori hanno ben deciso di chiamare questa sostanza locrina. Quindi vedete che non c'è cooperazione tra istituti che lavorano, ognuno se la canta come vuole. E con questa pianta è successa la stessa cosa. La storia di questa pianta è bellissima. Se
Se voi sapeste, dal papiro di Ebers, 2000 a.C., Dioscoride, Alessandro Magno raccontava Aristotele che fu ferito a Gaza da una freccia e riportò una infezione grave. Di ritorno lo unsero come re e quindi una sorta di festa, di premiazione. L'olio che usarono di unzione per proclamarlo re conteneva succo di alone e quindi lui guarì da questa infezione. A questo punto lui vuole chiedere ad Aristotele che è successo, che l'hanno despacciato. Dice: guarda, è l'aloe presente in quel succo che ti ha guarito. Già lo sapeva. Lui che fa? Si appropria dell'isola di Socotra, perché la varietà utilizzata all'epoca era l'aloe Socotrina, parte con tutte le sue cavallerie, Oceano Indiano, l'isola di Socotra, al largo della Somalia, se ne appropria. Io ho detto: se questo è vero, vediamo oggi qual è la situazione dell'isola di Socotra. Grandissime piantagioni di aloe, grandi, ancora viene commercializzata. Fino al 1800 circa in Italia se ne faceva uso. Questa la portarono un po' in giro i templari, un po' ci pensò Napoleone, che scoprì che in mezzo all'esercito c'erano appunto dei musulmani che curavano le ferite con il succo di aloe. Tant'è vero che l'espressione francese che usano per sguainare la tavola si dice: saprei l'aloe, tira fuori l'aloe. Perché? Perché questi musulmani, mentre avanzavano questi eserciti e si curavano, con la sciabola tagliavano le foglie di aloe e si portavano presso. E quindi loro inventarono questa espressione, questo modo di dire, saprei l'aloe, cioè sguainare l'aloe. Oltre a loro, i romani attraverso Dioscoride, Dioscoride era un medico greco al servizio dell'impero romano e lui pure aveva conoscenza delle proprietà mediche di questa pianta. Pensate che sia Dioscoride, Plinio il Vecchio, scrivevano in trattati dell'epoca: l'aloe cura l'ittero, l'aloe cura il cancro, l'aloe fa ricrescere i capelli. Chiaramente tutte queste osservazioni facevano un po', in un'epoca moderna facevano un po' ridere. Effettivamente poi, analizzando la pianta, solo quando si riuscì finalmente a stabilizzare il succo, quando era negli Stati Uniti, un medico, mi sembra Smith e Senaus, comunque riuscirono a stabilizzare il succo e da lì partirono con la commercializzazione. Quando si scoprì che il succo per uso esterno, utilizzato su soggetti che erano stati esposti a radiazioni gravi, guarivano con maggiore facilità rispetto a quelli che erano trattati con medicinali normali, e allora lì subito in via ad utilizzarlo per effetti delle radiazioni. Se avete domande, fatele, altrimenti io parlo del primo film. Abbiamo invaso la pianta, lei comincia a crescere. Nel giro di un anno e mezzo, una pianta giovane comincerà a fare una decina di piantine intorno. Quando quelle piantine raggiungeranno un'altezza di 8, 10, 12 centimetri, dovete svasarla, togliere tutto quel groviglio di radici che sono fittissime, facendo attenzione, ci provavo? In altri vasi, annaffiandolo una sola volta la prima volta che la mette nel vaso. Io non la annaffio mai, per esempio, questo meglio. Ma mi chiede che la assiglio, li ha per terra e li ha poi vengono fuori così. Io non lo sapevo, gli avevo fatto. Comunque c'è da dire che i tecnici di alcaloidi sono più potenti, più concentrati, ma non la prendono il dolore, insomma, in tutte le piante. Certo, già detto, sia le funzioni al sole, l'illuminazione. Ma si dice anche il colore dei fiori indica questo. Questa purtroppo è una specie per cui utilizzata, se ne utilizzano tre in particolar modo a livello industriale, che sono l'aloe barbadensis, che è l'aloe vera, diciamo, che conosciamo,
l'aloe ferox e l'aloe arborescens. Solo che questa, siccome ha delle piante carnose, una foglia riesce a pesare anche 500 grammi in età matura, e quindi viene utilizzata più facilmente. La raccolta bisogna seminare in vaso, cioè coltivare in vaso. Pure in serra, certo, a livello industriale o a livello personale? A livello industriale. A livello industriale ci sono le serre, ma anche in Canada sono stato contattato. Ma la raccolta, se si ossida così velocemente? Va fatta in penombra, non al buio completo. Non deve ricevere i raggi solari o la luce diretta. Che ossida subito, ma immediatamente. Sì. È vero che le industrie, ho visto le foto, filmati in alcuni posti, ho visto di persona, se le prendono, tagliano e vendono. Ecco. Ecco. Però in quel caso i principi attivi, già dal momento in cui vengono tagliati, arrivano allo stabilimento, vengono lavorate, sono passate ore. Certo. Quindi è importante anche far eseguire le analisi. Però puoi considerare, io ci ho provato una volta, conosco delle persone che lavoravano in studio delle piante, si facevano le analisi alle piante, però qui abbiamo 160 principi attivi, quindi analizzarli tutti, allora costava un milione l'uno l'analisi, sarebbero 160 milioni dell'euro per analizzare una pianta conosciuta. Cioè 80-100 mila euro per tutte le componenti della pianta. Però la cosa migliore è tenersi la vicina, utilizzare la casa e ogni volta. No, se no, non solo per non spese, no, no, va bene. Ma insomma, sto punto di situazione. Perché mi interessa che purtroppo ho fatto quelle sopra lo stesso. Come si fa per fare spesso vengono riottenuti da polvere reidratata. Quindi non capisco. Allora, quando acquistiamo un prodotto, noi dobbiamo fare attenzione al codice INCI, che è l'etichetta che sta dietro al prodotto. Le donne soprattutto, quando acquistano un cosmetico o un prodotto naturale, non leggono il codice INCI. Il codice INCI praticamente c'è tutto l'elenco dei componenti presenti in quel prodotto. Ora, se il primo della lista è acqua, poi c'hanno dei nomi assurdi perché tanti non li leggono proprio, però se aloe figura tra i primi 2, 3, 4 elementi della lista, allora ce n'è un po'. Deve essere il primo elemento. Allora, quando sulle confezioni scrivono aloe puro 99,8%, perché poi il 99,8% è il massimo grado di purezza che si può ottenere, non significa che lì nel flacone ce n'è il 99%. Ecco come giocano con le etichette. Io posso inserire un 5% di prodotto in un flacone confermando la purezza del 100%, ma di quella mia. E sul codice INCI, cioè dietro l'etichetta, possono non scrivere la quantità effettiva del prodotto. Quindi noi non lo sappiamo. Se comprassimo una crema, la camomilla, per avere un minimo di effetto dovrebbe avere almeno un 40% di principio attivo la camomilla. Ora a marche, di cui non voglio fare i nomi, però tutte quelle più conosciute, quello dico dopo senza telecamera, contengono il 2%. Solo per mettere il nome. Allora voi vedete che sull'etichetta scrivono prodotto. Abbiamo detto prima alla camomilla e ci disegnano la camomilla sull'etichetta, però leggi dietro questo, tutti i nomi latini, scientifici, eccetera, poi vedi scritto dietro camomilla, ok. C'è la camomilla. Il problema è quando viene utilizzato l'aloe reidratato, perché le case farmaceutiche in Italia possono, ma non riescono facilmente ad ottenere il succo stabilizzato dall'estero. In Italia non ci sono estensioni e produzioni di piante di aloe, dovremmo andare in Spagna per trovare delle pitticine, però nel loro habitat naturale è meglio. Quindi se noi andassimo in Africa ad acquistare container come case farmaceutiche vanno, o dal Brasile, in zone non contaminate fuori dall'inquinamento eccetera, come avviene, ti mandano la certificazione, poi uno fa fare un esame al succo. Queste sono le prassi che fanno le case farmaceutiche e quindi è un succo originale. Poi bisogna vedere se lo mettono effettivamente nel flacone per intero, se lo diluiscono e quello che fanno. Sono, in Italia ci sono forse solo due case
che fanno un succo, diciamo, decente. Negli altri casi però dicevamo che contiene queste ci piano le poi anche però... ci piano le queste due case sì, no, dopo ve le dico personalmente. Ma quando comunque arriva l'Africa non è comunque stabilizzata, cioè da che cosa arriva? Arriva qualcosa che c'è, se già se ricade ossidato di tutto, insomma. Sì. Quindi, io ho parlato con dei produttori che vendono a livello mondiale e che li volevano dentro e gli dicevano a noi non ci importa niente quello che vendiamo. Lo vendiamo. Basta che si insomma poi si stabilizza. Abbiamo detto prima, acido ascorbico, tocoferolo e pastorizzazione. Sì, pastorizza. Sì, però per la respirazione non tutti. Certo, allora noi per farlo assumere i gatti, tramite i veterinari, alcuni gatti non assumono facilmente, gatti che stavano male, quindi dovevano assumere succo di alone, dovevi tenerlo per la bocca, con una siringa che tu stava in bocca e lo tenevi chiuso, però dovevo prendere. Il veterinario mi disse, dice guarda proviamo con lo Xanox, che è un antibiotico che ha l'aroma di mirtillo, mi sembra. Dice proviamo così, perché i gatti quello lo preferiscono. Mettevi il succo di mirtillo nei flaconi e i gatti lo preferivano, che sono un po' strani, ma non tutti, c'è quello che piace, quello che non piace. Io mi dispiace che non ce l'ho qui oggi, da farvelo assaggiare, perché il succo di aloe non deve contenere nient'altro. Considerate che il 99,52% del succo spremuto dalla foglia è acqua e una piccolissima parte, 0,70%, cos'è? Sono 160 principi attivi. Non si capisce perché, hanno provato a registrare i nomi di alcuni elementi di questi 160, a brevettarli, ma solo insieme funziona. Per effetto sinergico, 160 principi attivi hanno effetto. Che tipo di effetto? Non mi viene più in mano, però lo capisco. Prima che penso in alto. Allora, 160 principi attivi fanno tutti in una pianta e funzionano. Ma perché si sono chiesti in percentuali così basse? Cos'è che c'è di particolare? In realtà questa è un alimento completo. Se noi mangiassimo bene, non ne avremmo bisogno. Ora, siccome nessuno di noi mangia bene, mangiamo di tutto, anche in abbondanza se vogliamo, ma avere la giusta quantità e gli enzimi giusti, le vitamine giuste, gli aminoacidi primari, quelli che l'organismo non produce, li dobbiamo assumere. E così vale per tutte le sostanze che sono. Io ho visto casi di persone che stavano veramente bene, che nel giro di due giorni dell'assunzione del succo, no. riscontravano comunque due giorni, una settimana dei miglioramenti. Ad esempio, nel giro di un anno ti accorgi di avere delle difese immunitarie rafforzate, quindi esposizione minore a virus, influenze, cose del genere. Io sono anni non c'ho più influenza, ma ce l'avevo bruttissima, mi arrivava proprio sempre altissima e restavo chiuso per una settimana, due settimane. Quindi dove si possono buttare questi super sicuri? Stabilizzati, che ancora non capito, che ancora non capito se si pastorizza, non perde qualche cosa. Se si pastorizza, se... allora hanno portato anche tantissime temperature. Vedete, hanno portato, diciamo, il succo di aloe a temperature alte. Per cui ci penso a pensare, per primo, fu un pioniere della keratoplastica, Filatov. Avete mai sentito questo russo? Ha inventato l'incisione della cornea. Sì. Ecco, Filatov era un medico particolare. Scoprì l'aloe in Siberia, anche nei loro paesi, sotto le nevi, perché l'arborescence, se voi la mettete sotto la neve, resiste. Questa poverina no, ma ci sono delle specie che resistono tantissimo. In Brasile hanno difficoltà perché spaccano il frate, queste piante. Tu le tagli, le butti via, ricrescono, sono infestanti. Questa fortunatamente è, diciamo, più delicata, però se la lasci nel terreno te ne fa 10 in un anno, diventano 100 l'anno dopo, camminano, se stanno bene, trovano il sole e la giusta, diciamo, irrigazione, queste vanno. Va bene?
Qual era la domanda? La domanda era sempre la pastorizzazione. La pastorizzazione, se un po' si ammazza tutte le vitamine che parlano di vitamine, non di aminoacidi. È chiaro che un prodotto fresco è sempre un'altra cosa rispetto a quello chimico trattato. Però analizzando bene quello che è accaduto a questa pianta, hanno provato di tutto per, diciamo, permetterne la distribuzione e la commercializzazione, ci sono riusciti. Si usano le stesse sostanze che oggi utilizziamo per la vita. Quindi acido ascorbico, tocoferolo e vitamina E. E la pastorizzazione a che temperatura? Lì il primo che aveva provato era questo americano, aveva messo in incubazione addirittura le piante e aveva avuto degli effetti non positivi. Col tempo adesso la temperatura reale non lo so, ma perché lo voglio fare a casa? Voglio sapere, il pastorizzazione significa che non arriva a 100 gradi, no? Quindi voglio sapere se era 80 o 90 gradi. Quello te lo posso far sapere, sinceramente non sono mai andato a vedere, non ho mai pensato a produrlo da solo e non tramite un laboratorio. La domanda era del sapore, no? Può appunto... C'è chi dice che è buono, chi dice che... Io ho visto gente anche malati terminali che dicevano previsto morire ma non lo sai perché non mi piace. Quindi tu come lo puoi metterlo, ecco, lui ha detto nel miele, no? Puoi mescolarlo un cucchiaino di miele, puoi per un bambino che magari non lo vuole assumere, non so perché, magari può essere diminuito o di altro, non so cosa si frutta. Se c'è l'aloina, se togli l'aloina, il sapore dell'aloe non lo puoi dover a casa. Io vi sconsiglio di farlo a casa, non lo fare. Però diciamo che se si toglie e si lava dentro rimangono dei filamenti, sono quelli che si una parte resta. Va lavata perché la prima rimane la urina. No, non si può. Io sono sconto da sicuro. Che dose devi assumere giornaliera? Bravo, questa è una che lei ha la fettina. Allora, le cose le ho messe. Parliamo per così intero. Prego, mi chiedeva quali sono le dosi. Allora, il succo di aloe sono tante complicazioni. Allora, si parlava del mentirico, sulle ricerche che io ho fatto, avevo letto di un 1 per 1000 di casi di possibile allergia. In realtà io fino ad oggi, di 20 anni, non ho mai provato, anche i miei figli quando erano piccoli, loro già 3 anni hanno cominciato a assumerlo, ed avevano problemi di intolleranze alimentari, eccetera, pure mai non avuto nessun problema. Se possono assumere, non dando problemi di controindicazioni, quello che è confezionato in bottiglia, se ne bevete un cucchiaio, un litro, non succede assolutamente niente. Perché non è tossico. Quindi tutto l'anno? No. Abbiamo detto che è contenuto, sì. Io consiglio di fare dei cicli. Fare dei cicli che significa che fanno stilizzante, no? Ah, dicevo bene, faccio. Sì, prima della seconda fa un ciclo di 2 mesi, 3 mesi. Ma quali sono queste due? Ce le vuole dire? No. No, anche per una maschera del viso. Quindi applicate, tagliate in due come se fosse un pesce. Una metà per strofinare sul volto e fare una maschera. Però, come dice anche l'amico, se avete, allora, innanzitutto pulire bene il volto per togliere il trucco, tutto, lavato, eccetera, perché l'aloe trasporta in profondità pure le impurità della pelle se non la pulite bene. Perché a questa gente proprio che riesce a penetrare in profondità nel pelle. Per cui che succede? Voi sentirete che comincerà a tirare un po' la pelle, la renderà subito liscia e vellutata. Però se la usate di continuo, vi seccherà la pelle, perché assorbe il grasso. Allora la dovete associare a un'ottima crema idratante, tutto lì. Mettete la sera, prima di andare a letto vi fate la maschera di aloe che avete qui gratis. Poi va risciacquato. La mattina dopo prendete gli sciacchi e ti mette una bella crema idratante. Così buono. Così io dopo un po' mi risciacquavo perché ti ha dato successo. Beh, tira un po'. Non macchia, se voi utilizzate il gel, che è venuto anche il tubi,
noi facciamo fare il laboratorio, cioè il sprigello, che è più pratica per l'oggetto non stabilizzato, che non farlo da sé, usa e incetta, no? Per fare strada, ma che non mi piace. Tutti i piloti vengono cosparsi letteralmente di gel di aloe già dal 1969 quando si non c'è la sostanza più efficace sulle radiazioni. Ecco. Cosa? Deriva fuso. Al di là delle radiazioni, che è stata una delle prime cose che fanno scoperta sugli effetti benefici della pianta. Poi sono state scoperte altre caratteristiche, appunto averla in casa, magari vicino ad avanzare la cucina, una scottatura del forno. Il tempo d'azione è importante, per cui appena subita la procedura davanti al forno o cucina, la piantina poverina un centimetro di foglia, non ti vedere, sparisce il segno, sparisce il forno. Ma è anche un antinfiammatorio? È un antinfiammatorio. Allora considerate. Sì, è semplicemente un immunostimolante naturale, cioè non è un... In realtà la pianta non cura, ma stimola le difese immunitarie, questo è il problema. Per cui, bene o male, per effetto sinergico, tutti quei principi attivi fanno qualcosa nel nostro organismo lentamente. Tant'è che se inizi a prenderlo, inizia e bene, una persona che inizia che non ha una patologia in corso, con l'andare dei giorni e del tempo scopre alcune cose. Ad esempio, non so, ricadute in caso di influenza, con raffreddori non ce l'hai, non sei più soggetto a problemi di sistema immunitario e quindi si può utilizzare più i capelli per renderli più lucidi. Voi avete visto in molti documentari quando vedete delle popolazioni degli indios che hanno questi capelli neri lucidi, succo di aloe. No? Mi hanno portato un video. Allora, artrite, qualsiasi dolore, contenendo tarpinasi, il peolo, che è un killer del dolore, applicandolo localmente, quello penetra fino alle ossa. Quindi penetra e i dolori... L'applicazione della foglia... Come? Allora, il succo di aloe viene venduto e ormai c'è, diciamo, una sorta di... speculazione già dagli anni 80-90, qui in Italia tante società hanno messo sul mercato prodotti a base di aloe. Come vi diceva prima, non mi ricordo più chi, diciamo, oggi si trova di tutto, dagli assorbenti all'aloe, al dentifricio all'aloe, al sapone all'aloe, eccetera. Bisognerebbe vedere se c'è il prodotto poi alla fine nella sostanza che l'aveva detto tanto, è vero. Io mi fido solo del laboratorio che continua a farlo, è legato a nome mio. Per cui io lo faccio formulare come voglio io, che è un laboratorio farmaceutico, io lo voglio così.
possibile averlo. Sì, comunque io diciamo una volta al mese le faccio confezionare un certo numero per me, i miei figli, io, lei e altri amici, e poi chi le vuole si accoda, tanto io a benzina andare a tornare, non costa niente. Lo sa, vediamo? Cosa? Andiamo a lavorare? Lei. Qui, Barbara. E allora se una ordina uno di questi cose? Anche la LOE, a secondo del nostro fototipo, chi ha i capelli più chiari, la pelle più chiara, rispetto a chi è più scuro, può utilizzare dei prodotti produttivi per le radiazioni. Però quello che non ci dicono, perché non vogliono dire, è che le protezioni solari hanno un effetto che dura, secondo il nostro prototipo, massimo un paio d'ore durante la giornata. Ora, se noi camminiamo sotto il sole adesso uscendo, assorbiamo la radiazione. Noi possiamo assorbire un massimo di 2 ore e mezzo di radiazione solare. Se esposto il corpo di radiazione,